Siracusa protagonista della kermesse enogastronomica svoltasi a Milano nella cornice del Castello Sforzesco. Il siracusano Gaetano Bongiovanni nella competizione Fornelli ha conquistato il palato della giuria battendo la concorrente pugliese. Ancora Mariana Buscema. Un fine settimana all'insegna dei sapori di tutta Italia si è svolto proprio a Milano e diamo notizia perché all'interno della kermesse milanese di questo fine settimana che si è svolto a Castello Sforzesco, protagonista è stato un siracusano Gaetano Bongiovanni che ha partecipato a questa kermesse che vedeva riuniti cuochi da tutte le parti d'Italia con una giuria anche abbastanza selettiva. La kermesse enogastronomica sponsorizzata dall'Accademia Barilla era soprattutto indirizzata alla preparazione dei primi piatti. C'erano anche dei testimonial d'eccellenza come Angela Finocchiaro, l'attrice di Benvenuti a Sud, che ha dato anche delle informazioni relative ai gusti enogastronomici della sua terra, o ancora la presenza di Barbara Ronchi della Rocca che ha parlato soprattutto di quelle che sono le buone maniere per lo stare a tavola. Come vi dicevo, anche il siracusano Gaetano Bongiovanni ha partecipato con un piatto, le mezze penne integrali alla siciliana, dove c'erano proprio i sapori della nostra terra. Bongiovanni ha totalizzato ben 84 punti, battendo la diretta concorrente pugliese. La kermesse è andata anche in diretta attraverso l'emittente RTL, quindi attraverso appunto una rete di caratura nazionale, ed è stata un'ottima vetrina non soltanto per lanciare la cultura siciliana, l'enogastronomia siciliana che sicuramente ormai è conosciuta, potremmo dire, in tutto il mondo, ma anche per far apprezzare le qualità degli chef locali, in questo caso del siracusano Bongiovanni, che si è detto molto soddisfatto proprio per la sua prestazione.